Oggi parleremo del processo tributario. Vediamo insieme quali sono le tre cose più importanti da sapere. La prima cosa da sapere è che ci sono dei termini che devono essere rispettati per quanto riguarda la proposizione del ricorso, ovvero 60 giorni dalla ricezione dell'atto che si vuole andare ad impugnare. La seconda cosa da sapere è che non tutti gli atti possono essere impugnati, mentre l'ultima cosa è che il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste dall'atto impugnato. Se ritieni illegittimo o infondato un atto emesso nei tuoi confronti, come ad esempio un avviso di accertamento o una cartella di pagamento, puoi rivolgerti alla commissione tributaria provinciale per chiedere l'annullamento totale o parziale dell'atto. Come dicevamo, la prima cosa importante da sapere è che devono essere rispettati i termini per la proposizione del ricorso. Ed infatti il processo tributario inizia con la proposizione di un ricorso alla competente commissione tributaria provinciale che va notificato entro 60 giorni rispetto alla data in cui hai ricevuto l'atto che vuoi andare ad impugnare. Certamente una cosa da tenere in considerazione è che talvolta tali termini vengono sospesi. Lo dico proprio perché siamo in un periodo particolare, come sappiamo appunto, in virtù della situazione emergenziale che vige nel nostro paese, molti termini sono stati sospesi, ma termini di diverso genere. Per le domande di rimborso alle quali l'amministrazione non ha dato risposta, l'amministrazione finanziaria, il ricorso si può produrre entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. La seconda cosa importante da sapere riguarda il fatto che non tutti gli atti possono essere impugnati ed infatti questi atti sono previsti in modo tassativo dall'articolo 19 del decreto legislativo 546 del 1992. Questo ovviamente non significa che se sussista un atto, se sia stato adottato nei miei confronti un atto infondato o appunto che io ritengo illegittimo e non è inserito in questa lista di quell'articolo 19, io non possa lamentarmi di tale infondatezza. Semplicemente, diciamo, questa lamentela verrà soltanto rimandata ad un momento successivo, ovvero al momento in cui verrà emesso anche uno degli atti previsti dall'articolo 19. Per quanto riguarda questi atti, ne elenchiamo giusto i più importanti, quindi l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione del tributo, il provvedimento che eroga le sanzioni, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso in mora. Quindi il legislatore ha voluto individuare i provvedimenti idonei a determinare una lesione diretta ed attuale del contribuente. La terza cosa da sapere è che il ricorso non esenta dal versamento, seppur in via provvisoria e talvolta anche parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato. Cosa succede? Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria verrà rimborsato entro 90 giorni 90 giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza. Quindi, inizialmente in una fase appunto in cui non si è certi circa l'illegittimità dell'atto, il pagamento deve essere effettuato. Nel momento in cui tale illegittimità viene dichiarata dal giudice, allora in questo caso è chiaro che il contribuente dovrà essere rimborsato per la somma che aveva in precedenza pagato. Che cosa succede? Che
Se trascorrono questi 90 giorni e non viene effettuata, non viene data esecuzione al rimborso del contribuente, può essere richiesta l'ottemperanza ai sensi dell'articolo 70 del decreto legislativo 456 del 1992, che è appunto la normativa che disciplina il contenzioso tributario. Chiaramente va precisato che qualora la parte ritenga di subire un danno grave è irreparabile, dando esecuzione all'atto, può essere chiesto al giudice di sospendere l'esecuzione dello stesso. Ultimissima cosa, se le controversie hanno un valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce gli effetti del reclamo e può contenere quindi anche una proposta di